Simone Bernardini, amministratore dell'Aquila 1927, immagino per una disamina a mente, tra virgolette, fredda e per qualche comunicazione importante. Ma sì, diciamo che oggi abbiamo deciso di far riposare il mister, quindi non lo facciamo venire in sala stampa, lo facciamo stare tranquillo perché comunque abbiamo delle difficoltà oggettive che dobbiamo cercare di mettere a posto, perché oggi la squadra, insomma, non ha fatto assolutamente una bella partita, anzi. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di invertire la rotta. Amministratore, adesso le riporto qualche domanda, qualche curiosità, ovviamente a lei, non al mister. Rispetto alle gare passate, dove il risultato non è stato positivo, tatticamente e tecnicamente, ho visto più di un passo indietro. Che vuol dire questo? Ma Enrico, guarda, il calcio è strano, cioè ci sono dei momenti dove purtroppo ci sono delle involuzioni, noi siamo consci di questo perché gli occhi per vedere la partita ce li abbiamo, tutti quanti in campo devono dare qualcosa di più perché chiaramente sembra che proprio ci sia poco attaccamento, anche se così non è perché comunque è una squadra di ragazzi in gamba che si allenano, che cercano di dare il massimo, però poi la domenica abbiamo il braccino corto. Oggi abbiamo fatto male, è inutile girarci intorno, dobbiamo solo chiedere scusa alla città, a tutti i tifosi, a tutti i dirigenti, a tutti gli sponsor che ci danno l'opportunità di fare qualcosa. Però ci tengo anche a dire che è un campionato complesso e chi non l'ha capito è il caso che cominci a capirlo perché non è facile. Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte, allenata bene, che ci ha messo in grossa difficoltà, con una struttura fisica molto importante, sembra una squadra di C, quindi ci vuole calma e gesso e cercare di portare più correttivi possibili in campo e anche fuori purtroppo, perché dobbiamo essere bravi, insomma. Amministratore, io devo riportare le domande anche ai pensieri di chi ci ascolta. Allora le chiedo, perché credo che sia la prima domanda che le vorrebbero porre: la posizione dei Pifani è tranquilla, è sicura, è salda, o ci sarà una valutazione da qui ovviamente a martedì sera, perché poi mercoledì si rigioca? No, Massimo mercoledì sta in banchina con noi e da domani e dopodomani deve cercare di portare i giusti correttivi perché oggi abbiamo fatto una bruttissima partita. Quindi testa bassa e lavorare, non ci sono altre possibilità o giustificazioni, dobbiamo solo pensare a lavorare e aggiustare qualcosa. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa perché comunque se chiamiamo solo 11 punti dopo 8 partite c'è qualcosa che non funziona e quindi lo dobbiamo aggiustare obbligatoriamente. Un messaggio ai tifosi che hanno contestato la prestazione della squadra, non solo la tribuna, ma anche e soprattutto i Red Blue Eagles, che alla fine hanno fatto capire che c'è bisogno di una testa, un impegno diverso, ecco. Hanno fatto bene e in mezzo ai ragazzi mi ci metto pure io, quindi testa ferma, convinti che comunque è una squadra che può uscire da questa situazione, però dobbiamo pensare a lavorare e a essere seri, quindi nessun messaggio, hanno fatto bene perché ci dobbiamo svegliare.